Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di qualcosa di proibito. Non pensate male, niente di strano o peccaminoso, ma parliamo di un vino che è vietato commercializzare in Italia e in Europa. E stiamo parlando del fragolino. Fragolino che è un vino ottenuto dalla vinificazione delle uve provenienti da la Vitis labrusca o dai suoi derivati e ibridi, che viene chiamata in diverse maniere a seconda di dove ci troviamo. La potete chiamare, la si può trovare chiamata come uva Isabella, come uva americana, come Raisin de Cassis o anche come uva Fragola, che è il nome con il quale solitamente è conosciuta in Italia. Ed appunto da questa uva Fragola si ricava il fragolino, un vino che era o è ancora, si può dire, diffuso soprattutto nel nord Italia, in Austria e in Svizzera, e che la normativa europea, recependo delle normative dei singoli paesi, la normativa europea del 1987, quella italiana è del 1931, dispone che non venga commercializzata. Quindi il fragolino, il vino che viene prodotto dall'uva Fragola, non possa essere commercializzato e ne è ammessa solamente la produzione per uso personale. Cioè, siamo quasi ai livelli di una droga. In realtà, questi limiti, queste limitazioni, come abbiamo visto, hanno origini soprattutto per i singoli paesi come l'Italia, non recentissime, hanno già diversi anni, ma erano spinte soprattutto da due motivazioni. Una era di difesa sulla concorrenza che potevano fare le viti americane alle viti europee, e dall'altra c'è invece un aspetto più salutistico e sanitario. Vediamo il primo, che appunto è quello della difesa della concorrenza. Di fatto la Vitis labrusca è una tipologia di vitigno che è più resistente a determinati agenti patogeni, oppure riesce a ottenere frutta, quindi a produrre uva anche in terreni più poveri o dove difficilmente la vitis vinifera europea riuscirebbe a produrre grappoli. E quindi si potrebbe ottenere del vino che comunque, va detto, diciamo di base, ha delle caratteristiche o delle qualità organolettiche inferiori rispetto a quello della Vitis vinifera, però potenzialmente ha un costo molto più basso rispetto a quello europeo. E quindi le varie legislazioni nel tempo hanno cercato di limitare l'uso e la produzione di questo vino a tutela dei prodotti più locali. In realtà, se poi andiamo a vedere, oggi noi beviamo, seppur indirettamente, dell'uva che deriva dalla Vitis labrusca, perché nel tempo sono state fatte delle varie ibridazioni, quindi degli incroci con la vite europea, ma anche per il discorso dell'utilizzo come porta innesto per combattere la fillossera, che è stato fatto appunto della pianta dell'uva americana, del piede dell'uva americana, sul quale poi veniva innestata l'uva europea. Quindi in realtà, se proprio andiamo a vedere, oggi beviamo in parte un corredo cromosomico, comunque genetico, che deriva dalla Vitis labrusca. Il secondo aspetto di cui invece parlavamo è un aspetto più sanitario, più salutistico, e riguarda il fatto che la Vitis labrusca ha un potenziale di produzione di metanolo all'interno del vino più elevato rispetto a quello della Vitis vinifera. Ora, il metanolo fa parte della famiglia degli alcoli ed è una sostanza che, se ingerita in quantità non piccole, può causare problemi al sistema nervoso.
soprattutto per quanto riguarda l'apparato visivo, quindi può portare alla cecità e in taluni casi anche alla morte. Ci sono stati degli scandali sul tema in Italia, che poi vedremo magari anche qui in un'altra puntata del nostro approfondimento, ma appunto ricordatevi che la dose, diciamo, pericoloso, comunque mortale, di questo questa sostanza è di circa 1 grammo per chilo di peso. Quindi, come potete capire, bevendo nel tempo, assorbendo nel tempo questa sostanza, il rischio di produrre danni al sistema nervoso è abbastanza probabile. E quindi anche qui si era deciso di porre un limite alla vitis labrusca proprio per questo tema. In realtà si è visto che, utilizzando particolari tecniche di vinificazione, soprattutto quelle che vanno a limitare il contatto con la parte legnosa della vite, quindi con i raspi e con tutti i vari residui legnosi che sono contenuti nel grappolo, si riduce notevolmente la dose di metanolo presente, e andando quasi ad avere lo stesso livello di quella prodotta da vitis vinifera. Quindi, come vedete, anche qui con lo studio, con il tempo e con la ricerca si va poi a volte a sfatare o comunque a ridurre alcune problematiche relative a determinate uve. Quindi cosa possiamo dire? Ecco, c'è questo vino vietato, però sicuramente se siete andati in qualche supermercato vi sarà capitato di vedere quelle belle bottiglie che citano sopra la loro bella scritta Fragolino. Allora dici: ma Francesco, ma ci stai prendendo in giro? Tu ci hai appena detto che ne è vietata la vendita, eppure ci sono bottiglie che si fregiano di questo nome. E in realtà quello è un Fragolino che non è Fragolino. E mi spiego meglio. Questo che voi trovate, quello che trovate in vendita, nominato appunto Fragolino, è in realtà un fermentato di frutta, solitamente un vino. Di solito vengono usati anche dei vini di non particolare qualità o pregio, al quale vengono addizionati degli aromi e degli zuccheri. Gli aromi solitamente possono essere naturali o artificiali, ma sono sostanzialmente di fragola, per dare appunto questo richiamo, questo gusto della fragola, e per ottenere questa bevanda alcolica molto dolce, e che quindi che può essere anche per alcuni piacevole, ammesso che piaccia quel tipo di gusto. Solitamente trova molto favore in chi non è abituato a bere vino, oppure a persone che non gradiscono il gusto acido o tannico amaro del vino stesso. Quindi sostanzialmente sono dei prodotti, non dico di bassa qualità, però comunque di secondari, che con il vino non hanno niente a che fare. Anzi, vi invito, qualora andate al supermercato, di notare come dovrebbero anche essere commercializzati in maniera separata rispetto al resto dei vini. Non andrebbe, e sulle etichette non dovrebbe esserci la menzione di vino da nessuna parte. In realtà poi viene venduto, anche se guardate il supermercato, con l'etichetta con scritto vino Fragolino, soprattutto dove trovate il prezzo, però così è. In realtà ancora viene prodotto il Fragolino originale, se così vogliamo chiamarlo, quello dell'uva fragola, negli Stati Uniti, in Svizzera, perché la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea e quindi ha una legislazione differente sul tema, ma all'interno proprio dell'Unione Europea vi è una eccezione, una piccola regione dell'Austria che si chiama Burgenland. Nel Burgenland viene prodotto questo vino che si chiama Udler, spero di averlo pronunciato bene, che è appunto un vino fragolino, quindi un vino prodotto dall'uva fragola, e che viene molto consumato lì in loco. Ha un'origine storica molto lunga, molto gradito, e quindi
lì hanno ottenuto una deroga alla sua produzione, alla sua anche commercializzazione. Quindi in realtà, adesso come vedremo, lì si può anche commercializzare. Diciamo che per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche inferiori, quelle che abbiamo citato prima quando parlavamo della commercializzazione dei vini prodotti da Vitis Labrusca, possiamo dire che sostanzialmente questi vini hanno delle tipicità o comunque degli aspetti negativi a livello organolettico che solitamente vanno curati quando se ne vuole produrre una bottiglia. Di fatto solitamente alcune caratteristiche sono il gusto molto aspro, quindi l'eccessiva acidità, hanno un gusto appunto molto acido che va un po' diciamo trattato, in quanto appunto il rischio è poi di avere un vino acido e quindi fastidioso alla beva. La stabilità del vino nel tempo, hanno delle difficoltà, si ha difficoltà ad avere un vino che si mantiene molto a lungo come caratteristiche nel tempo, ha un degrado abbastanza veloce. Alcuni dicono che abbia anche un tannino particolarmente invasivo rispetto ai tannini presenti nella Vitis vinifera, e poi la caratteristica forse più conosciuta e più particolare di questi vini è il cosiddetto sentore o gusto di foxy, come direbbero gli americani o gli inglesi, cioè il gusto di volpino, detto in Italia, che è di fatto un sentore di selvatico, di animale selvatico, che appunto dicono che sia caratteristico di questi vini. Inoltre, se vi posso dare alcune note degustative ulteriori, qualora abbiate, dopo ne parliamo, la fortuna di poterlo, o sfortuna a seconda dei casi, a seconda se piace o no, di assaggiare dell'uva, o meglio del vino Fragolino, è il gusto sostanzialmente di fragola. Questa sensazione di fragola che si sente è vicino a un gusto un po' di caramella alla fragola, oppure della famosa gomma da masticare per bambini, di cui non cito il nome per non fare pubblicità, ma potete capire facilmente, ecco, che questo gusto si ritrova all'interno dell'uva, del vino prodotto con l'uva fragola. In realtà poi abbiamo anche diverse tipologie di fragolino. Abbiamo il fragolino rosso, che normalmente viene prodotto a partire dall'uva Isabella. Abbiamo il fragolino bianco, che è prodotto solitamente anche qui dall'uva chiamata, da una tipologia di uva fragolina che viene chiamata Noah, ma anche dalla vinificazione in bianco dell'uva Isabella, quindi abbiamo tutte e due le possibilità. Esistono anche delle versioni passite di questo fragolino, ed esiste, ed è qui la cosa particolare, anche la grappa di fragolino, che però a differenza del vino è commercializzabile, quindi l'estratto, il distillato di uva fragola, ecco, venduto come grappa, è invece commercializzabile. Sono un po' le stranezze della legislazione, quindi se ne possono mangiare le uve, perché ne è ammessa la vendita come uva da tavola, quindi come uva da pasto, se ne può commercializzare il distillato, quindi la grappa, ma non la sua forma di vino. In Italia ormai la produzione è molto limitata proprio per via di queste regole stringenti, ma in Veneto e in Friuli ancora ci sono cantine che ne hanno qualche tralcio, qualche punto vitigno ce l'hanno per il cosiddetto uso personale. Ecco, poi sul tema dell'uso personale, come potete ben capire, se ne possono aprire dei mondi. Allora, io devo dire la verità, ho avuto modo di assaggiarlo sia in versione rossa che in versione bianca. Nel caso del bianco era in realtà una vinificazione in bianco di quello nero,
Allora, che dire, effettivamente è un vino particolare, è un vino che ha questo gusto, appunto, questo sentore di fragola, che poi può essere anche lievemente, diciamo, diminuito o smorzato con altre caratteristiche, dipende anche molto da chi produce il vino. E però, devo dire la verità, non l'ho trovato così stucchevole, così fastidioso come alcuni dicono. È chiaro che probabilmente non è un vino da tutti i giorni, non è un vino da pasto, però per qualche occasione speciale o particolare potrebbe trovare il suo perché. Ovviamente trovarlo non è per niente facile, di fatto quasi siamo ai moti carbonari, cioè proprio bisogna andare in giro per cantine o comunque per aziende agricole, soprattutto appunto delle due regioni che vi citavo prima, e trovarlo un po', come dire, sotto banco, a volte anche qualche bar o qualche trattoria magari un po' fuori mano ne hanno qualche bottiglia da potervi far assaggiare. Però se vi capitasse per le mani o comunque vi proponessero un assaggio, vi consiglio di appunto provarlo, quantomeno per farvi una idea di questo vino. Sicuramente quello che ha inciso molto sulla sua qualità, o quello che incide molto sulla sua qualità, è il fatto che di fatto, essendo produzioni molto piccole e semi nascoste, probabilmente non c'è stato questo anche sviluppo a livello di ricerca o di affinamento delle tecniche per ottenere un prodotto migliore. E anche per oggi questa puntata termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace come sempre è gradito, e se avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche perplessità, qui sotto nei commenti con l'hashtag AskTheWine potete sottopormeli e io vi risponderò. Vi ringrazio per tutte le visualizzazioni e anche per gli iscritti al canale, che aumentano sempre di più. Questo mi rende molto felice, perché vuol dire che gli argomenti che tratto sono di vostro interesse. E se appunto sono di vostro interesse, condividete il video anche con i vostri amici, colleghi, parenti, insomma tutti coloro a cui può piacere il mondo del vino. Soprattutto iscrivetevi, se ancora non l'avete fatto, al mio canale Instagram e al mio canale Facebook, per avere sempre novità, aggiornamenti, anteprime sui video e sugli argomenti che tratto qui nel canale. Per il momento io vi saluto, ma vi lascio come sempre con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao, alla prossima con Francesco su The Wine Channel.